Compravendita Conforme, il primo e unico podcast che parla di conformità urbanistica e di compravendita immobiliare, spiegata semplice. Carlo Pagliaia on the mic, ovviamente dalla Toscana si sente dall'accento, e parliamo di alcune novità sul super bonus 110 e conformità urbanistica, però dopo la sigla, via! Compravendita Conforme, il podcast immobiliare, prodotto da Carlo Pagliai. Cominciamo subito perché abbiamo da dirci un sacco di cose. Un aspetto molto importante, visto che sono quasi tutti impazziti per questo super bonus 110, mi scappa un po' da ridere perché effettivamente, non so a voi colleghi professionisti, ma anche investitori immobiliari e tutti gli operatori del settore, veniamo letteralmente sommersi di mail sulle famose ristrutturazioni edilizie che possono essere fatte, tra virgolette, a costo zero, chiuse virgolette. Allora, lo ripeto fino alla noia, ragazzi, lo so, non c'è nessuna ristrutturazione a costo zero, qualcosa correttamente rimarrà a carico del committente. Diciamo, è stata consentita la possibilità di poter monetizzare questi crediti fiscali futuri che normalmente potremmo detrarre nel corso di tanti anni dalla dichiarazione dei redditi, facendo una cessione immediata o alle imprese, alle aziende che fanno l'intervento, o anche agli istituti di credito. E quest'ultimo passaggio è quello che ha reso davvero appetibile questo tipo di intervento, perché consente o può consentire concreta possibilità di fare l'intervento impiegando minori capitali e minor anticipazione di somme in questo senso. Questo però non significa che la ristrutturazione verrà praticamente sostenuta dallo Stato con questo tipo di misura, anzi, lo abbiamo detto anche nelle altre puntate podcast, ma anche nel blog, su YouTube, ovunque, è sconsigliato ragionare in maniera furbesca, perché soprattutto al professionista tecnico saranno poste delle enormi responsabilità. Lui avrà una sorta di ruolo di garante nel dichiarare la congruità e la conformità dei prezzi ai prezziari in corso, e questo è tutto un ragionamento tutto da definire, perché nel momento in cui stiamo registrando esiste solo la versione del decreto, c'è una lunga sfilza di emendamenti in corso di esame al Parlamento, appunto per dare il via a questo provvedimento, e mancano soprattutto all'appello i provvedimenti attuativi, che sono altrettanto importanti perché hanno interessi di varia natura: fiscale, energetica, edilizia e insomma tutti gli aspetti che sono correlati a questo interessante bonus. Ora, non vorrei guastare la festa ai tanti che stanno pianificando interventi edilizi di vario tipo a costo zero, tra virgolette, però devo ricordare che questo tipo di interventi ammessi al beneficio del 110% sono interventi che comunque hanno una certa rilevanza, possono essere massivi nei confronti dell'edificio, cioè lo interessano nel suo insieme, quindi si parla di sagome, di volumi, di prospetti, insomma sono aspetti che a livello urbanistico hanno una enorme rilevanza. Se poi ne parliamo anche in presenza di vincoli paesaggistici, tanto per dirne uno, in più tutti gli eventuali limiti, vincoli che può aver messo anche un qualunque piano regolatore, soprattutto nei confronti dell'edilizia storica, c'è il rischio che magari abbiamo la possibilità astratta di poter accedere al beneficio del 110%, ma che per una serie di norme tecniche e di pianificazione urbanistica non si possa accedere, e questo magari farà girare le scatole a più di uno. Ora vorrei rammentare un aspetto, cioè quando il professionista dovrà presentare la pratica edilizia con cui poter fare l'intervento, a cui darà accesso al beneficio fiscale del 110, ma anche di quegli altri bonus, il professionista farebbe bene a porsi il problema se parte da una situazione di piena legittimità dell'immobile, soprattutto se ha a che fare con un immobile, un fabbricato nel suo insieme. Mi viene a mente il classico condominio con tante unità immobiliari, perché il professionista in quella sede dovrà appunto presentare delle pratiche edilizie, non so, CILA, SCIA, permesso di costruire, chi lo sa, ma soprattutto dovrà dare una rappresentazione dello stato dei luoghi, si dice, quindi una rappresentazione dell'edificio, una documentazione fotografica, ma soprattutto gli elaborati, e in quella sede dovrà fare un rilievo, e per il rilievo chiaramente consiglio anche di ascoltare la puntata podcast che abbiamo fatto con Paolo. Detto questo, però, è possibile quanto probabile che il professionista che presenterà questo tipo di pratica si dovrà confrontare con una situazione, uno stato dei luoghi che può non essere pienamente coerente o conforme alle pratiche edilizie già presentate in passato per quell'edificio, quindi licenze, concessioni edilizie, autorizzazioni, dir si voglia tutte, ce le mettiamo veramente tutte, e magari si comincerà a scoprire che i prospetti non tornano con le precedenti licenze o le precedenti concessioni, il condono non è stato fatto. Lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency
or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. Come dovranno rapportarsi i professionisti quando vedranno che sulle facciate ci sono le verandine per gotende travestite, per gotende climatiche con quelle lamelle rotanti che in verità, secondo il Consiglio di Stato, non sono edilizia libera ma sono manufatto edilizio, fanno volume, e lì il professionista tecnico dovrà in qualche modo avere chiara la situazione, acquisire le diverse pratiche edilizie e divertirsi a fare un mosaico con tanti tasselli, e in più potrebbe avere il compito veramente ingrato di dover ricostruire la storia della legittimazione degli immobili e soprattutto del fabbricato nel suo insieme, ricostruendo tutti i vari passaggi, mettendoli insieme, confrontandoli e fare una valutazione d'insieme, e che vi assicuro che è tutt'altro che semplice, perché è possibile quanto probabile, non per fare l'uccello menagramo ma perché purtroppo è 20 anni che puntualmente ci smazziamo tutti i giorni in questo tipo di problematiche, e accertare che ci sono degli illeciti, degli abusi, delle difformità magari non gravi però ci sono, e queste potrebbero impedire la presentazione di una pratica edilizia che a sua volta ci dà accesso al beneficio del bonus 110%. E voi professionisti avrete enormi difficoltà a dover spiegare ai committenti e alle imprese che c'è un qualcosa di grosso che ostacola un beneficio che è lì pronto per essere colto, e magari si rientra davvero nei requisiti per poter accedere a questo tipo di benefici, però gli aspetti urbanistici di conformità, anzi di mancata conformità, difformità, illeciti, abusi a volte anche gravi, questo potrà sicuramente creare dei problemi a presentare la pratica edilizia, soprattutto permessi di costruire e SCIA, e in alcune regioni anche CILA, aggiungo, che richiedono l'obbligo di attestare la piena regolarità dell'immobile, la piena legittimazione urbanistica, quando invece cominceremo ad analizzare il fabbricato nel suo insieme, anche se suddiviso tra più proprietà diverse, e allora si dovrà porre il problema di poter verificare la sanabilità prima e dopo aver sanato poter accedere ai benefici. Se si parla di condomini, i tempi sono ampiamente lunghi. Infatti, per poter regolarizzare un fabbricato nel suo insieme con la sua sagoma può richiedere anche anni da questo punto di vista, soprattutto se ci sono vincoli. Ora veramente parlo per esperienza, non perché sono qui per spaventarvi. In particolare proprio voi ascoltatori, voi colleghi professionisti da tutte le parti d'Italia mi state testimoniando che spesso per ottenere il rilascio di una sanatoria passano tanti mesi, perché si devono aspettare anche i pareri delle relative sovrintendenze, per esempio, e poi magari, ahimè, capita nella situazione in cui l'abuso è insanabile, quindi non è che c'è altre strade, si deve demolire o, se del caso, si deve fiscalizzare l'abuso, così si dice in gergo, almeno tra professionisti. E allora il consiglio che voglio dare è quello di verificare prima la regolarità, lo stato di legittimità dell'immobile nel suo insieme e delle relative parti esclusive, e già questo è un incarico molto molto complesso, richiede tempo, richiede acquisizione di documenti, e questo difficilmente sarà digeribile dai vostri committenti, soprattutto i condomini, ma anche dai proprietari di singole unità immobiliari o di edifici unifamiliari, qualora chiaramente rientrano nelle condizioni per poter accedere al super beneficio. Però sconsiglio di poter operare senza porsi il problema della piena regolarità da un punto di vista urbanistico, e poi di conseguenza a ruota, veramente come se fossero tutti concatenati tra di loro, anche gli aspetti di conformità strutturale, gli aspetti vincolistici e mille altri aspetti normativi che sono lì pronti ad apparire ogni volta che facciamo verifiche di due diligence e di verifiche al contorno. Ripeto, se venite contattati da clienti o aziende che vogliano avviare questo tipo di interventi ammessi al super beneficio del bonus 110, la prima cosa che il professionista deve anteporre è stoppare tutto e dire: alt, prima verifichiamo in che condizioni è il vostro immobile da un punto di vista urbanistico, edilizio, strutturale, eccetera. Verifichiamo se passate il filtro della piena conformità, altrimenti se ci sono abusi e illeciti si pone il problema che la pratica edilizia non può essere presentata e il professionista tecnico stesso incorre in responsabilità enormi, perché poi vedrete che ci saranno responsabilità connesse, o comunque c'è il concreto rischio che nel momento in cui venga accertata, magari anche a posteriori, una serie di illeciti, di difformità sull'immobile, dopo la presentazione della pratica edilizia con cui poter fare l'intervento ammesso al beneficio del 110%, non mi stupisce che possano addirittura rivangare e rivedere il beneficio ottenuto e addirittura chiedere l'annullamento del beneficio perché non è stata rispettata la conformità urbanistica o l'intervento stesso risulti difforme e in contrasto a varie norme.
Come ho più volte spiegato nel mio blog e vi consiglio di andare a visitare www.studiotecnicopagliai.it, come anche il mio canale YouTube, fare pratiche edilizie e interventi edilizi su un immobile che presenta delle criticità, delle difformità e peggio ancora degli abusi, significa ripetere un altro abuso su una situazione che era già abusiva in stato precedente. Lo so, ci vorrebbe un condono, ci vorrebbe una sanatoria, ci vorrebbe un qualcosa che in qualche modo attenui questo tipo di problemi o addirittura li ignori. Però il discorso sarebbe interessante da approfondire, perché in entrambe le due possibili opzioni, cioè tra favorevole al condono e quelli contrari al condono, in entrambe le ipotesi ci sarebbero effetti e conseguenze in qualche modo negativo per certe tipologie di persone rispetto ad altre, in particolare una certa disparità di trattamento. Bene, con questa versione veramente sintetica del podcast ci diamo appuntamento alle prossime puntate e sicuramente allo special appena la norma verrà convertita in legge e magari anche con i relativi provvedimenti attuativi. Ciao a tutti da Carlo Pagliai e alla prossima puntata! Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.